11.700 anni fa, i grandi ghiacciai che ricoprivano l'emisfero boreale iniziarono improvvisamente a ritirarsi. In poche migliaia di anni, il pianeta si liberò dalla fredda morsa dell'era glaciale. Il Pleistocene volse finalmente al termine, lasciando il posto all'Olocene. Ha inizio così il nostro ultimo viaggio nella storia profonda del nostro pianeta. L'Olocene è l'ultima epoca sia del periodo quaternario che dell'intera era cenozoica. Attualmente noi viviamo proprio in questo ultimo, breve frangente della storia geologica della Terra. È questa l'epoca delle faune ovviamente a noi più familiari e del tipico clima a cui siamo abituati oggi. In questo singolo arco di tempo si sono sviluppate tutte le civiltà umane, dai primi villaggi ai più grandi imperi mai comparsi. Circa 12.000 anni fa, con l'innalzarsi delle temperature medie globali, le calotte polari iniziarono a contrarsi, rilasciando in mare milioni di chilometri cubici d'acqua. Già dall'epoca precedente, la posizione dei continenti era pressoché uguale ad oggi, mentre la forma delle coste era profondamente diversa nei periodi in cui il livello del mare era più basso. Lo scioglimento di parte delle calotte polari alla fine dell'ultimo periodo glaciale riversò in mare un enorme volume d'acqua che fece sollevare il mare di ben 120 metri. Quest'ultimo cambiamento, tra la fine del Pleistocene e l'inizio dell'Olocene, conferì finalmente alle terre emerse la loro forma attuale. Si formarono così le isole, le penisole e i bracci di mare che possiamo riconoscere ancora oggi. In Europa, le varie isole del Mediterraneo, prima connesse al resto del continente, furono isolate da ampi bracci di mare. Lo stesso è avvenuto per le isole del Giappone. In Indonesia, la vasta penisola del Sundaland venne così ricoperta da un vasto mare poco profondo, lasciando dietro di sé le isole che compongono oggi l'arcipelago della Sonda. Il vasto continente australe, chiamato Saul, man mano che le acque allagarono le distese di terra, venne diviso in tre parti, lasciando il posto agli odierni territori dell'Australia, della Nuova Guinea e della Tasmania. Il cambiamento delle temperature, oltre ad aver causato l'innalzamento dei livelli marini, modificò l'umidità atmosferica globale e cambiò l'intensità e la direzione dei venti carichi di pioggia. Anche se il clima tra la fine dell'ultimo periodo glaciale e l'inizio dell'Olocene diventò generalmente più umido, non tutte le aree del pianeta seguirono lo stesso andamento climatico. In diverse zone le piogge si intensificarono, garantendo una vegetazione più rigogliosa, ma in altre avvenne il contrario. Le vaste paludi dell'Arizona che avevano caratterizzato il territorio durante la parte del Pleistocene lasciarono il posto all'arida distesa semidesertica a noi tanto familiare. Proprio in Nord America l'aumento delle temperature modificò radicalmente i paesaggi. A partire dalla fine dell'ultimo periodo glaciale, la Laurentide, l'enorme e spessa calotta glaciale che fino ad allora ricopriva gran parte del Nord America settentrionale, iniziò a ritirarsi. Il suo scioglimento lasciò scoperte le aree degli Stati Uniti settentrionali e 10.000 anni fa si ritirò fino al confine meridionale del Canada. Lo scioglimento di una così grande massa di ghiaccio lasciò libere le zone in cui si raccolsero poi le acque dei grandi laghi americani scavati in precedenza dalla ciclica avanzata dei ghiacciai. Il ritiro della sterminata coltre di ghiaccio lasciò milioni di chilometri cubici di acqua sul continente, formando un altro grande lago che oggi non esiste più. Questo gigantesco lago è conosciuto come Lago Agassiz. Era tanto vasto da ricoprire, durante la sua massima estensione, ben 440.000 km quadrati, una superficie simile a quella dell'attuale Mar Nero. Quando anche il ghiaccio che ricopriva la baia di Hudson si sciolse, le acque dell'immenso lago finirono per riversarsi nell'Atlantico, causando l'innalzamento dei livelli marini di ben 2 metri. Una tale quantità di acqua dolce riversata nell'oceano ebbe importanti conseguenze sul clima globale. La perturbazione delle correnti marine causò un breve evento di raffreddamento del clima intorno a 8.200 anni fa. Ma il riscaldamento generale del clima, come detto, permise condizioni climatiche più umide, favorevoli allo sviluppo di una vegetazione rigogliosa in parti del mondo dove prima predominava un clima estremamente arido.
Cambiamenti ciclici sia nell'orbita che nell'inclinazione dell'asse del nostro pianeta consentirono una maggiore insolazione nei continenti settentrionali, generando così un riscaldamento dell'emisfero boreale. Temperature più alte significano un più alto tasso di evaporazione degli oceani, nonché correnti d'aria più forti e quindi più umidità trasportata dai venti. A partire da 11.000 anni fa, nella zona del Sahara, i monsoni che fino ad allora portavano le piogge nelle zone di foresta e di savana dell'Africa occidentale si fecero ogni anno sempre più intensi. Mano a mano che si intensificavano, i monsoni riuscivano a portare la pioggia in aree sempre più a nord, fino ad arrivare a bagnare anche le zone più interne del deserto del Sahara. In pochi millenni, i forti venti e le nubi cariche di umidità, che riversavano piogge sempre più frequenti sul deserto, trasformarono l'arido Sahara in una vasta distesa di savana e boscaglie alberate. Le zone desertiche andarono restringendosi ad aree sempre più limitate, nelle zone più interne e remote del Nord Africa. La maggiore umidità consentì ai fiumi provenienti dai monti e dagli altipiani al centro del Sahara di raccogliersi in enormi bacini lacustri. Ciò rese ancora più fertili i paesaggi circostanti. La vegetazione rigogliosa e la grande quantità d'acqua disponibile attirarono moltissime specie animali. Quello che una volta era un deserto divenne una savana popolata da zebre, leoni, elefanti, giraffe, coccodrilli ed ippopotami. In realtà il Sahara aveva iniziato a trasformarsi ciclicamente in una landa lussureggiante già 8 milioni di anni fa, ma questa fu l'ultima occasione in cui il territorio assunse un aspetto del genere. Il periodo caldo che attraversa tuttora l'Olocene è conosciuto come periodo interglaciale. Questa fase, caratterizzata da un clima più caldo e umido, in cui ci troviamo ancora oggi, è solo uno degli innumerevoli lassi di tempo che intercorsero tra ogni periodo glaciale avvenuto negli ultimi 2,5 milioni di anni. Quindi, attualmente, ci troviamo ancora all'interno delle grandi glaciazioni del Quaternario. Proprio per via del fatto che l'Olocene sarebbe in realtà soltanto uno dei molti periodi interglaciali verificatisi durante le grandi glaciazioni, alcuni sono propensi a considerare l'epoca geologica attuale un'estensione del Pleistocene. Tuttavia, una serie di altri elementi caratteristici hanno spinto gli studiosi a mantenere l'Olocene come un'epoca geologica valida, alla pari del Pleistocene. La fauna e la flora sulle terre emerse e negli oceani dell'Olocene assunse definitivamente la sua composizione attuale. Durante gran parte dell'epoca, le principali differenze rispetto al giorno d'oggi si riscontrano negli areali di molte specie viventi e nella presenza di alcune forme oggi scomparse. Sebbene l'estinzione di fine Pleistocene abbia spazzato via un gran numero di specie tipiche della megafauna pleistocenica, alcune di queste forme riuscirono invece a resistere fino a tempi relativamente vicini ai nostri, abitando alcuni dei luoghi più isolati e remoti del pianeta. Durante l'ultima parte del Pleistocene, l'areale dei mammut lanosi si restrinse verso le zone più settentrionali dell'Eurasia, fino a scomparire del tutto. L'innalzamento dei livelli marini causò però l'isolamento di una zona della Siberia orientale, dando origine ad un lembo di terra separato dal resto del continente. Esso è conosciuto come Isola di Wrangel. Su quest'isola rimase intrappolata anche l'ultima popolazione conosciuta di mammut lanosi. Per lungo tempo l'isolamento garantì loro una grande stabilità, ma l'ambiente limitato e l'assenza di predatori li fece diminuire in dimensioni. Divennero leggermente più piccoli rispetto ai loro antenati giunti dal continente. Questi mammut sopravvissero fino a ben 6.000 anni fa, ovvero lo stesso periodo in cui gli antichi egizi costruivano le piramidi. Come fecero i mammut sull'isola di Wrangel, anche nel Mediterraneo, a Cipro, alcune specie tipiche della megafauna pleistocenica sopravvissero fino a tempi relativamente recenti. Fino a circa 10.000 anni fa, l'isola era infatti ancora abitata da elefanti ed ippopotami nani. Mentre gli ultimi mammut prosperavano sull'isola remota di Wrangel, gli strani primati della stirpe degli ominini erano in procinto di attraversare un periodo di rivoluzione nella loro storia evolutiva.
Di lì a poco la specie Homo sapiens iniziò a compiere i primi passi verso cambiamenti epocali, mai avvenuti prima nella storia della vita sulla Terra. Dalla sua comparsa in Africa, tra 300 e 200 mila anni fa, Homo sapiens mostrò di avere caratteri spiccatamente espansivi e propensi all'esplorazione di nuovi territori. A partire da poco più di 100 mila anni fa, in più ondate e flussi migratori, questa specie varcò il ponte di terra tra Africa ed Eurasia. Si ritrovò ad abitare i territori del nuovo continente assieme alle specie umane, uscite dall'Africa molte centinaia di migliaia di anni prima. Al momento del suo arrivo in Eurasia, sul continente erano presenti, fino ad almeno 80.000 anni fa, uomini di Neanderthal, Denisova, Erectus e persino una specie nana chiamata Homo floresiensis, presente sulle isole meridionali dell'Indonesia. Tra 50 e 30.000 anni fa, l'uomo moderno, Homo sapiens, rimase però da solo. Gli antichi rami della diversità di specie che fino ad allora avevano caratterizzato il florido cespuglio evolutivo degli ominidi si seccarono. Innumerevoli specie umane, per motivi ancora poco chiari, scomparvero, lasciando l'uomo moderno come ultimo ramoscello della storia naturale del bizzarro gruppo di primati ominini. Ora i nostri parenti più vicini sono invece gli scimpanzé e i bonobo, sopravvissuti nelle remote foreste dell'Africa subsahariana. Dopo aver colonizzato tutti i continenti abitabili, Homo sapiens rappresenta l'ultima forma di primate terricolo completamente bipede. Ciò nonostante, quest'unica specie aveva il potenziale per una serie di innovazioni tecnologiche e culturali incredibili. Essa avrebbe causato il susseguirsi di eventi in grado di mettere a rischio la stabilità di tutti gli ecosistemi sul pianeta. L'ultimo frangente della storia del nostro pianeta passò così nelle mani di un'unica specie, che dettò le sorti di moltissimi eventi sulla Terra. All'inizio dell'Olocene, il clima più caldo e umido garantiva condizioni più stabili, favorevoli alle popolazioni umane di cacciatori-raccoglitori distribuite in tutta l'Eurasia. L'umidità crescente trasformò molte aree prima desertiche in praterie e boschi. In alcune zone, il mitigarsi delle condizioni climatiche permise ad alcune popolazioni umane di fermarsi in un singolo luogo più a lungo. Le risorse fino ad allora scarse o periodiche divennero presenti in modo più costante e in quantità maggiori. Con lo stabilizzarsi del clima, nelle aree come in Medio Oriente, Asia orientale e meridionale, le popolazioni diventarono sempre più stanziali per via dell'abbondanza di piante graminacee e di bovidi. A partire da 9.000 anni fa, mentre nel resto dell'Eurasia le popolazioni umane continuavano a praticare una vita nomade, da cacciatori e raccoglitori, in aree geografiche come la famosa Mezzaluna Fertile iniziarono a formarsi i primi insediamenti stabili. Qui gli esseri umani, accanto alle attività di caccia e raccolta, per produrre nutrimento iniziarono a coltivare anche alcuni tipi di piante. Alla domesticazione dei vegetali si aggiunse anche quella degli animali. Il confinamento in recinzioni di capre, mufloni e bovini e la selezione involontaria nel corso delle generazioni di caratteri favorevoli alla produttività addomesticarono gradualmente questi animali, portando ai diversi tipi di capi di bestiame odierni. La forte simbiosi mutualistica sviluppata da Homo sapiens con diverse specie viventi originò una grande varietà di animali e piante dipendenti dall'uomo e non presenti in natura. Alle specie domestiche venivano garantite la protezione e la riproduzione, mentre l'uomo riceveva in cambio scorte alimentari e moltissime materie prime. Fu così che l'uomo si liberò dalle costrizioni dell'ambiente circostante. Non era più alla mercé della disponibilità di risorse in natura. L'allevamento e l'agricoltura, sviluppati indipendentemente in diverse aree del pianeta da diverse culture, permise all'uomo di diventare stanziale. Dal momento che non era più necessario spostarsi per cercare sempre nuove risorse, Homo sapiens aveva ora il tempo di costruire accampamenti con strutture abitative più solide, ovvero i primi villaggi stabili. Questi insediamenti si affollarono sempre di più e le relazioni sociali tra gli abitanti divennero sempre più complesse. Si stima che 10.000 anni fa la popolazione umana mondiale si aggirasse intorno ai 2 milioni e mezzo di individui.
con la rivoluzione agricola in 2000 anni essa è raddoppiata e nel giro di 4000 anni si era ormai quadruplicata. Già 6000 anni fa sul pianeta esistevano 11 milioni di persone. Fino a circa 8000 anni fa le popolazioni europee possedevano una pelle di colore scuro. Una percentuale minore di melanina nella pelle emerse nelle popolazioni dell'Asia occidentale, più nello specifico nel Caucaso, intorno a 20.000 anni fa. A partire da 8.000 anni fa, gli agricoltori provenienti dall'Anatolia cominciarono a diffondersi in Europa e a portare con sé la caratteristica carnagione chiara. Circa 5.000 anni fa, la pelle di colore chiaro caratterizzava già buona parte dei popoli europei. Nelle aree in cui aumentava l'attività di allevamento degli animali, il consumo di latte rappresentava un'importante risorsa alimentare. Gli individui contraddistinti dalla persistenza della lattasi, oltre il periodo dello svezzamento, ebbero un indubbio vantaggio, in quanto potevano assumere molte più calorie. La lattasi è un enzima che permette di digerire il lattosio contenuto nel latte. Nella stragrande maggioranza degli esseri umani prima della rivoluzione agricola, questo enzima andava sparendo durante la crescita. La mutazione genetica si diffuse così tra le popolazioni di agricoltori. Ciò di cui ha maggiore bisogno l'agricoltura è l'acqua, e proprio lungo i maggiori corsi fluviali del mondo ebbero origine le prime grandi civiltà della storia. In Eurasia e Nord Africa nacquero così le maggiori civiltà della Mesopotamia, dell'Egitto, della Cina e della Valle dell'Indo. In Nord Africa, a partire da 6.000 anni fa, l'inaridimento progressivo del Sahara spinse i popoli nomadi della regione a stringersi lungo il corso del fiume Nilo. La complessa convivenza di culture diverse originò in più fasi le fondamenta da cui nacque poi la civiltà egizia. Queste aree con gruppi stanziali e dediti all'agricoltura, trasformate in centri abitati con un numero sempre crescente di abitanti, divennero sempre più urbanizzate e avevano bisogno perciò di sistemi di regolazione interni. Le relazioni all'interno dei centri abitati, sempre più grandi, diedero luogo a scambi di materie prime, innovazioni e la differenziazione di una struttura gerarchica stratificata. Il bisogno di regolare l'attività, annotare le informazioni, tracciare i movimenti delle merci e raccogliere i dati generò, almeno 6.000 anni fa, l'invenzione della scrittura. L'uomo poté così lasciare incise sulla pietra le proprie idee e le informazioni. La capacità di astrazione emersa casualmente centinaia di migliaia di anni prima nei loro antenati tornò utile ai sapiens per attribuire significato e suoni a dei simboli e condensare un gran numero di informazioni in poche sequenze simboliche. Homo sapiens da quel momento non costruì più soltanto utensili per usarli come estensioni degli arti e superare i propri limiti fisici. Incidendo le informazioni su pietra, trovò da allora il modo di aumentare la capacità di accumulare informazioni, idee e regole. L'uomo superò in tale modo le limitate capacità del proprio cervello di immagazzinare le informazioni, creando perciò una sua estensione al di fuori del corpo. L'accumulo e la trasmissione di informazioni accelerarono le innovazioni, aumentando l'efficienza anche degli stessi strumenti atti a compensare le sue limitate capacità fisiche. La scrittura conservava più facilmente le tradizioni e consolidava le culture. Questi vantaggi permisero ai centri abitati di organizzarsi con un'efficienza sempre maggiore. Intorno a 5.500 anni fa, in Mesopotamia, l'invenzione della ruota e l'utilizzo dei primi carri permise un trasporto più rapido delle merci. L'organizzazione, la disponibilità di cibo garantita dall'agricoltura e la ripartizione dei compiti all'interno delle società più complesse donarono tempo ed energie da spendere in altre attività. La gestione dei campi coltivati costrinse l'uomo a controllare il territorio e a delimitare i suoi confini. L'uomo inoltre prestava sempre più attenzione al tempo e al susseguirsi delle stagioni, le stesse che regolano il periodo in cui i campi devono essere seminati e mietuti. La scrittura permise di tenere traccia di questo scorrere del tempo. L'uomo creò così i primi veri calendari usando il movimento del sole, della luna e delle stelle.
i sapiens impararono ad orientarsi e a usare come misura precisa del passaggio del tempo la posizione e il movimento dei corpi celesti. La suddivisione delle mansioni all'interno della società diede luogo ad una più efficiente produzione di beni e servizi. Mentre altri componenti della società erano impegnati alla produzione di materie prime, altri poterono concentrarsi su attività come la scrittura, lo studio della matematica e del movimento dei corpi celesti. Le conoscenze matematiche ebbero da subito innumerevoli risvolti pratici, tra cui calcolare le quantità e misurare le distanze e lo scorrere del tempo, liberando l'uomo dalle barriere della soggettività e dell'imprecisione. Ciò permise una maggiore comprensione del mondo esterno, slegando la mente dalle influenze dei sensi limitati. La matematica, la quale ripone le radici nelle primordiali strutture mentali umane, consentì alla nostra specie di costruire strutture sempre più complesse. Monumenti enormi, imponenti, sfarzosi e complessi ostentano inconsapevolmente la potenza dell'agricoltura che liberò il genere umano dalla limitatezza delle risorse del mondo naturale, consentendo la nascita delle civiltà. Le civiltà nate in Eurasia sembrano essere state più avvantaggiate rispetto ad altre, esse infatti crebbero più rapidamente. La particolare forma del continente, sviluppata in orizzontale attraverso un'unica lunga fascia climatica, permise alle popolazioni uno spostamento più agevolato e un contatto maggiore tra le diverse culture. Nei continenti isolati o sviluppati in verticale, come Australia, Africa e Americhe, lo spostamento e la comunicazione tra popoli diversi è più difficoltosa perché richiede l'attraversamento di ambienti e fasce climatiche molto differenti l'una dall'altra. In Eurasia, perciò, il flusso di innovazioni, nuove tecnologie e materie prime attraverso le vie di comunicazione consentì alle civiltà e ai popoli che abitavano il continente di svilupparsi rapidamente e dare origine a città complesse. Non fu perciò qualcosa di intrinseco all'intelletto dei popoli dell'Eurasia ad aver consentito lo sviluppo della civiltà. Ad aver favorito la possibilità di raggiungere un marcato sviluppo tecnologico furono bensì le condizioni ambientali e la geografia dei luoghi che abitavano. A questo si aggiunse la domesticazione dei cavalli intorno a 4.000 anni fa in Eurasia centrale o in altre parti del continente. L'utilizzo dei cavalli si diffuse ben presto come efficiente mezzo di trasporto, in grado di accorciare sempre di più le distanze tra un popolo e l'altro, e di facilitare la comunicazione. L'energia fornita dal cibo in abbondanza e gli efficienti mezzi di trasporto permisero un maggiore controllo del territorio. I conflitti tra tribù e popoli diventarono organizzati e nacquero i primi veri eserciti. Le innovazioni raccolte fino ad allora, utili alla sopravvivenza, vennero impiegate per prendere possesso di nuovi territori, risorse e per sottomettere altri popoli. Per la prima volta dopo circa 2.5 milioni di anni da quando un ominino afferrò in mano uno strumento di pietra scheggiata, i metalli entrarono nella gamma di materiali utilizzati da questi primati per produrre utensili. Intorno a 6.000 anni fa, Homo sapiens padroneggiava già la capacità di forgiare armi e strumenti di ferro. L'energia, sotto forma di calore, donatagli dal fuoco, consentì all'uomo di fondere, plasmare e utilizzare a suo piacimento metalli come rame, stagno e ferro. Inoltre, a partire da questi elementi, creò e forgiò leghe con caratteristiche migliori. Un inaspettato alleato, usato fino a pochi millenni prima essenzialmente per cuocere il cibo e riscaldarsi, divenne un potente mezzo per piegare e usare a proprio vantaggio gli elementi, per creare nuovi utensili ed armi più resistenti. L'utilizzo di imbarcazioni consentì ai popoli del Mediterraneo di solcare i mari e raggiungere le più sperdute isole. Le acque relativamente calme del Mediterraneo permisero di sperimentare barche più resistenti e di diverso tipo. Gli scambi commerciali e di informazioni tra i popoli si posero su un nuovo piano, ossia quello delle rotte commerciali marittime. Il mare divenne quindi un mezzo per collegare luoghi lontani e accorciare ancora di più le distanze fra popoli e culture. I popoli intorno al Mediterraneo si influenzarono a vicenda, scambiandosi tecnologie, innovazioni e idee.
Per la prima volta il versatile Homo sapiens, guidato dalla posizione degli astri che tanto sapientemente aveva saputo tracciare, cominciò a solcare e ad attraversare consapevolmente i bracci di mare, come facevano già da milioni di anni gli uccelli e i grandi mammiferi marini. Nella sua espansione a macchia d'olio nel Pacifico, l'uomo incontrò diverse specie, oggi estinte. Fino al momento dell'arrivo dell'uomo, circa 3.000 anni fa, sull'isola della Nuova Caledonia sopravviveva un particolare tipo di coccodrillo arboricolo, conosciuto come Mecosuchus. Questa specie era l'ultima superstite di una stirpe che prosperava in Australia da milioni di anni. Volontariamente o meno, questi uomini portarono con loro specie estranee a queste isole remote. Gli esseri umani trasportarono infatti piante, animali domestici e roditori. Discendenti forse di più ondate, i cani, grazie all'uomo, raggiunsero circa 3.000 anni fa le isole indonesiane, la Papua Nuova Guinea e infine l'Australia. In questi nuovi territori i cani divennero nuovamente selvatici e assunsero in poco tempo nuovi caratteri adatti alla vita allo stato brado. In Nuova Guinea si originarono le popolazioni di cani canori, mentre in Australia i dingo diventarono i predatori dominanti, cacciando canguri e altri marsupiali. Per un periodo essi andarono probabilmente in competizione con le ultime popolazioni di predatori indigeni rimasti sul continente, ovvero i tilacini. In Australia continentale questi marsupiali si estinsero completamente intorno a 2000 anni fa. Ma i cani, insieme ai polinesiani, raggiunsero anche molte isole remote del Pacifico, trovandosi a seguire gli esseri umani persino sulle isole Hawaii. Usati come riserva di cibo, anche polli e maiali, trasportati sulle canoe e sui grossi catamarani, colonizzarono insieme a Homo sapiens le più sperdute isole. Trasportati involontariamente dagli esseri umani, i ratti polinesiani si diffusero nei territori più lontani del Pacifico, proliferando sulle isole che riuscirono a raggiungere. Questo ebbe gravi conseguenze sulla fauna endemica delle isole, che fino ad allora non aveva mai incontrato questi piccoli ma prolifici mammiferi. A causa dell'arrivo dei ratti sulle isole del Pacifico, molte specie di rettili e uccelli andarono irrimediabilmente in declino. Ma spesso furono direttamente i sapiens a causare la scomparsa di svariate specie. Arrivati in Nuova Zelanda, i Maori, in poco più di 400 anni, causarono la scomparsa di moltissime specie endemiche di uccelli terricoli. Sia per via della caccia intensa che per l'introduzione di cani e ratti polinesiani, in poco tempo le popolazioni delle diverse specie di Moa si ridussero, fino a scomparire del tutto intorno a 500 anni fa, tra il 1500 e il 1600. La stessa sorte toccò le possenti aquile di Aast, che si nutrivano di questi grossi uccelli terricoli. Il regno degli uccelli delle remote isole della Nuova Zelanda ebbe così fine, il segno incontrovertibile che l'era dell'uomo era iniziata. Dall'altra parte del mondo, l'uomo, intorno a 2000 anni fa, approdò anche sulle coste del Madagascar, dove incontrò la sua straordinaria fauna endemica. La nostra specie fu responsabile dell'estinzione degli enormi uccelli elefante, dei lemuri giganti, degli ippopotami e dei coccodrilli nani presenti unicamente su quest'isola. La scomparsa di tutte queste forme di endemismi non è attribuibile unicamente alla caccia, ma anche alle attività di distruzione degli habitat, che ridussero gli areali di questi animali e resero tali specie vulnerabili ai mutamenti ambientali. Intanto, nel resto del mondo, le civiltà si susseguirono una dopo l'altra, crescendo e infine scomparendo. In India, Medio Oriente, Cina ed Europa, i popoli formarono regni e imperi. L'unificazione del Mediterraneo sotto i Romani consentì uno scambio maggiore anche con i popoli limitrofi. Le tecniche e la cultura acquisite cambiarono il modo di vivere in tutta Europa. Dopo la disgregazione del Grande Impero e la fine delle intense migrazioni tardive delle popolazioni provenienti dalle steppe dell'Asia centrale, i regni europei si stabilizzarono e formarono infine le nazioni. In Europa le condizioni sociali relativamente più stabili e durature, unite a un clima più favorevole alla produzione agricola, preparò il terreno per una serie di importanti innovazioni.
crocevia di popoli da sud e da est, l'Europa fece tesoro di diverse influenze culturali, conoscenze e innovazioni provenienti dal Medio Oriente e dall'Asia orientale. Tutto ciò, unito alla stabilità del continente, permise di preparare il campo a grandi e sistematici avanzamenti in campo scientifico. L'Europa ebbe quindi un ruolo importante non grazie a chissà quali particolari qualità intrinseche dei suoi abitanti, bensì grazie al punto strategico in cui si trovava. La complessa relazione con i popoli circostanti, l'acquisizione delle loro conoscenze e il miglioramento di alcune di esse ebbero un ruolo centrale per una delle rivoluzioni più grandi della storia di Homo sapiens. L'espansione delle civiltà nei millenni ridusse le popolazioni dei grandi mammiferi che popolavano un tempo i territori dell'Europa e del Medio Oriente. L'uomo liberò sistematicamente e quasi intenzionalmente molte regioni dai leoni, facendo estinguere questi feroci predatori dai territori in cui prima prosperavano. I loro areali storici si restrinsero così in aree sempre più limitate e frammentate. La caccia intensiva spazzò via dai territori europei anche la stirpe dei possenti uri, i bovini selvatici che da centinaia di migliaia di anni popolavano le foreste del continente. Il consolidamento del metodo scientifico creò un nuovo metodo per indagare come funziona la realtà. Le regole matematiche ereditate dalle innumerevoli civiltà del passato vennero utilizzate per elaborare le teorie e stabilire nuove leggi che governano la natura. Una migliore comprensione del mondo, insieme allo sviluppo di imbarcazioni costruite per il commercio ormai intenso e il desiderio di trovare nuove risorse da sfruttare, spinsero l'Europa ad esplorare l'Atlantico. I popoli del vecchio mondo vennero così a conoscenza del continente americano. Per la prima volta in oltre 40.000 anni, separati prima da un vasto oceano e da millenni di storia, i popoli dell'Eurasia vennero in contatto con quelli delle Americhe. Questo, per i popoli amerindi, fu però l'inizio della fine. Dopo più di 12.000 anni di assenza, i cavalli, introdotti in quel momento dagli europei, popolarono nuovamente il continente. Scappati alla cattività, i cavalli chiamati Mustang iniziarono a popolare molte aree del Nord America. Nel corso di vari decenni, la caccia spietata degli europei decimò le popolazioni di bisonti americani, portandoli sull'orlo dell'estinzione. L'invenzione delle armi da fuoco donò all'uomo uno strumento grazie al quale poteva abbattere in gran numero e a proprio piacimento animali di ogni taglia. Ormai l'uomo non aveva più limiti nel procacciarsi le prede ambite e se solo l'avesse voluto avrebbe abbattuto tutti gli esemplari disponibili. Nelle Americhe le risorse di queste regioni vennero sfruttate in modo incontrollato e i popoli nativi vennero relegati a condizioni e zone sempre più precarie e ristrette. L'Europa si arricchì di risorse sulle spalle di questi nuovi ambienti e a scapito delle popolazioni umane originarie di questi luoghi. Lo stesso accadde sulle isole indonesiane e in Africa, la culla che almeno 200.000 anni prima aveva dato alla luce la stessa specie che in quel momento la stava depredando. Gli europei schiavizzarono i suoi abitanti e li deportarono nelle Americhe per usarli come macchine da lavoro nei campi di cotone. L'europeo si pose al di sopra degli altri popoli e trattò i suoi stessi simili come merce di scambio. I sapiens europei approdarono anche sulle isole dell'Oceano Indiano, dove introdussero maiali, gatti, cani e ratti. L'arrivo dell'uomo, la distruzione degli habitat e l'introduzione di specie aliene sull'arcipelago delle Mascarene decretò l'estinzione di molte forme endemiche. Scomparvero enormi specie di testuggini, il famoso dodo e molti altri tipi di uccelli e rettili. Nel corso del 1600 gli europei arrivarono a sbarcare anche in Australia e in Nuova Zelanda, dove scoprirono ancora una volta di non essere i primi uomini ad averci messo piede. Nei decenni successivi l'uomo stravolse gli ambienti di queste antiche terre introducendo specie completamente estranee a questi territori. I conigli invasero le praterie australiane e neozelandesi. I roditori iniziarono anch'essi a proliferare incontrollati. Le volpi fecero lo stesso. E i gatti decimarono le popolazioni di marsupiali, rettili e uccelli autoctoni.
Infine, anche i dromedari scapparono alla cattività e colonizzarono gli altipiani desertici, trovando un ambiente ideale nell'outback australiano. L'arrivo dell'uomo e l'introduzione di diverse specie invasive causò quindi un generale declino delle popolazioni di marsupiali. La costruzione di pozzi d'acqua per il bestiame generò invece una vera e propria esplosione del numero di canguri. Al contrario, la caccia indiscriminata al tilacino sull'isola della Tasmania provocò l'estinzione di questo grande predatore marsupiale. Scomparve così anche il più grande carnivoro marsupiale dell'Olocene. In Europa, le nuove scoperte scientifiche e la disponibilità di risorse sottratte ai territori colonizzati prepararono il terreno alla rivoluzione industriale. L'uomo scoprì finalmente anche i ricchi giacimenti di energia sotto forma di carbone. Una risorsa della terra, incastonata nella roccia, ma che può essere trasformata in forza trainante. L'uomo scoprì che vi era dell'energia intrappolata sotto forma di legami chimici all'interno del carbone fossile. Questa energia, antica di oltre 300 milioni di anni, è frutto della fotosintesi delle prime enormi foreste del pianeta, che nel Carbonifero crescevano rigogliose. Gli utensili in pietra degli antenati ominini si trasformarono così nelle possenti macchine a vapore. Le macchine di acciaio su rotaia, i treni, iniziarono a trasportare merci e persone, accorciando ancora di più le distanze tra un luogo e l'altro. L'irrefrenabile istinto di sfruttare nuove risorse spinse l'uomo a depredare persino i mari e gli oceani. I cetacei, i maestosi mammiferi marini che iniziarono ad abitare gli oceani almeno 40 milioni di anni fa, iniziarono ad essere preda di un primate a bordo di imbarcazioni e munito di arpioni. Durante il XX secolo, alcune specie di grandi cetacei furono oggetto di un'intensa predazione, principalmente per via del grasso che si ricava dai loro tessuti, un ottimo combustibile per le lampade ad olio. Alcune specie di balena furono così portate sull'orlo dell'estinzione. Altre specie di mammiferi furono ancora più sfortunate. Le ritine di Steller, gli enormi parenti dei dugonghi che abitavano le zone del Pacifico settentrionale, al momento della scoperta da parte degli europei nel 1754, erano rappresentate da una popolazione già di per sé ridotta. In poco più di due decenni, la caccia incontrollata alla ritina di Steller portò quest'ultima ad una repentina estinzione. Dall'inizio della rivoluzione agricola, la popolazione umana non ha mai smesso di crescere. Alle porte del XVIII secolo, la nostra specie contava circa 500 milioni di individui. Con la rivoluzione industriale, la crescita demografica conobbe un'accelerazione ancora più grande e già agli inizi del 1800 il pianeta contava più di 1 miliardo di persone. La scoperta del petrolio come fonte di energia a basso costo preparò l'arrivo di una nuova grande rivoluzione. L'uomo sfrutta ora l'energia intrappolata nelle viscere della Terra, che i microrganismi negli oceani hanno accumulato nel corso di milioni di anni grazie alla luce del Sole. Con la seconda e la terza rivoluzione industriale, l'Europa, il Nord America e poi la Cina vedono una nuova fase di rapida industrializzazione e standardizzazione dei metodi di produzione. Alimentata dall'oro nero, la macchina inarrestabile di acciaio della seconda grande industrializzazione sfrutta sempre più risorse e dona all'essere umano un benessere mai assaporato prima di allora. Nei due conflitti mondiali, l'industria alimentò la guerra e la guerra spinse all'innovazione tecnologica. La petrolchimica, tramite i pesticidi, dà all'uomo il potere di allontanare e uccidere gli insetti in grado di danneggiare i suoi raccolti. I fertilizzanti donano finalmente ai campi la produttività ricercata. Le pompe estraggono l'acqua dai pozzi, irrigando e rendendo fertili aree prima ostili alla coltivazione. Macchine alimentate dal petrolio seminano, fertilizzano e mietono i campi in modo più efficiente e rapido. Un litro di benzina produce la stessa mole di lavoro che produrrebbero 100 paia di braccia umane in 24 ore. Homo sapiens si è liberato dalla schiavitù della terra. La produzione alimentare sembra ora non avere limiti. Il mondo è cambiato di più in questi ultimi decenni che nei precedenti 200.000 anni. Navi di acciaio trasportano attraverso i mari centinaia di migliaia di tonnellate di prodotti da una parte all'altra del pianeta. Il potere del petrolio rende abitabili persino i deserti.
a partire dal 1950, la popolazione mondiale contava già 2 miliardi e mezzo di abitanti. Da allora, l'utilizzo di fertilizzanti e pesticidi consentì un incremento mai visto nella crescita demografica mondiale. In poco più di 70 anni, il numero è triplicato e attualmente conta ben 7 miliardi e 800 milioni di persone. L'immensa energia a disposizione permette di erigere grattacieli in cemento e acciaio alti centinaia di metri. La luce prodotta dall'energia elettrica, a sua volta derivante dalla combustione dei composti organici presenti nelle viscere della Terra, illumina le città e trasforma le notti in giorno. Dallo spazio, le zone situate nel lato buio del pianeta sembrano illuminarsi di miliardi di stelle. Automobili, navi e aerei sempre più veloci soddisfano il desiderio dell'uomo di spostarsi da un luogo all'altro del pianeta. Pur non avendo nessun adattamento fisico, questo strano primate è riuscito persino a spiccare il volo. Le linee di telecomunicazione come il telegrafo, la radio, le linee telefoniche, la televisione e poi internet consentono all'essere umano di condividere e reperire le informazioni in un modo e una velocità che non aveva mai sperimentato prima. La rivoluzione tecnologica portata dalla seconda grande industrializzazione alimenta la terza rivoluzione industriale e muove l'uomo verso nuove frontiere. Lo sfruttamento e la trasformazione chimica del petrolio portò alla scoperta della plastica, un materiale facile da produrre, resistente e versatile, composto da polimeri del carbonio. La plastica può assumere tipologie e caratteristiche diverse per differenti utilizzi, e questo segna il suo grande successo e sostituisce molti materiali nell'uso quotidiano dell'uomo. L'avanzamento tecnologico dell'essere umano ha migliorato a tal punto la sua abilità nel manipolare il mondo intorno a sé da riuscire ora persino a spezzare i componenti elementari alla base della materia stessa. L'uomo è riuscito persino a dividere l'atomo con lo scopo di rilasciare in una frazione di secondo un'immensa quantità di energia. La fame di conquista e di controllo sulla natura di questa specie planetaria sembra non avere limiti. Dopo aver colonizzato ogni continente, ogni isola, attraversato ogni valle e scalato ogni montagna, l'uomo puntò il suo sguardo alle stelle. All'uomo non bastava più modificare gli ambienti del suo stesso pianeta. Per i suoi scopi aveva già creato dighe, spianato colline, deviato il corso dei fiumi, prosciugato interi laghi e scavato la crosta terrestre per estrarre elementi rari. Quando la possibilità di espandersi e calpestare nuove terre sembrava ormai un lontano ricordo, il primate Homo sapiens riuscì a sfuggire all'attrazione della forza di gravità terrestre e a varcare il confine tra l'atmosfera e lo spazio. Anche la gravità che lo aveva tenuto fino ad allora con i piedi per terra non è più abbastanza per frenare la sua incredibile curiosità e voglia di esplorare. L'uomo riuscì perciò a staccarsi dall'abbraccio gravitazionale della sua casa ancestrale. La sua direzione punta ora agli astri, gli stessi che un tempo sembravano irraggiungibili e di cui aveva tracciato i movimenti per orientarsi e scandire lo scorrere del tempo. L'uomo è il primo essere vivente ad abbandonare intenzionalmente l'atmosfera terrestre per poi ritornare indietro. Un'unica specie è riuscita a superare i propri limiti biologici e ad avventurarsi nello spazio inospitale. Homo sapiens, in poco più di 200.000 anni, è riuscito, contro ogni probabilità, a fare quello che nessun'altra forma di vita ha mai fatto in 4 miliardi e mezzo di anni. Questa specie è riuscita persino a raggiungere e mettere piede sulla Luna, il satellite che fino a quel momento aveva osservato da lontano gli eventi geologici che avvenivano su quel pianeta azzurro. Per la prima volta nella storia della vita sul nostro pianeta, una specie mise piede su un altro corpo celeste. Questi eventi segnarono l'inizio di una nuova era, sia per l'uomo che per l'evoluzione della vita. Tutto questo sviluppo tecnologico e questa crescita demografica hanno però un costo. Le scoperte scientifiche, la produzione industriale e la crescita della popolazione hanno bisogno di tempo, ma anche di molta energia e spazio. Questi costi erano molto elevati e lo sono tuttora. Tali costi si esprimono in deturpamento degli equilibri ambientali, distruzione degli habitat e conseguente estinzione delle specie. All'inizio della civilizzazione, l'uomo aveva davanti a sé un pianeta ricco di nuove possibilità e che sembravano inesauribili.
la specie umana è cresciuta e si è sviluppata tanto velocemente da non accorgersi che quello che stava colonizzando era un mondo dalle risorse limitate. Il petrolio stesso, l'antica e preziosa risorsa energetica che sta sfruttando, non è infinito. La crescente domanda di cibo e altre risorse naturali per una popolazione in aumento esponenziale sottrae ora sempre più terre al mondo naturale. Intere parti di foresta tropicale vengono rase al suolo per lasciare spazio a miniere per l'estrazione di terre rare, usate nelle apparecchiature elettroniche. Gli ambienti naturali vengono deforestati per accogliere campi agricoli sterminati. Ogni anno, la sempre maggiore richiesta di carne da parte dei paesi ricchi trasforma e fa scomparire migliaia di chilometri quadrati di foreste. La foresta amazzonica viene abbattuta per creare campi per il pascolo e la coltivazione del foraggio destinato al bestiame. La foresta viene così trasformata in carne. Dal 1970 la deforestazione portata avanti dall'uomo ha spazzato via il 20% dell'intera foresta amazzonica. Dall'inizio dell'espansione della civiltà umana, gli areali di molte altre foreste sui continenti si sono ristretti drasticamente. Oggi la metà della superficie di tutte le terre emerse abitabili è utilizzata dall'uomo per l'agricoltura. La stragrande maggioranza di queste sono dedicate all'allevamento, al pascolo e alla coltivazione del foraggio per il bestiame. Le foreste rimaste sul pianeta ricoprono un'area di circa 39 milioni di chilometri quadrati. Con un'estensione di ben 51 milioni di chilometri quadrati, le terre dedicate all'agricoltura superano ormai di gran lunga la superficie totale occupata da tutte le foreste del pianeta. Le quantità di animali che l'uomo alleva per soddisfare le richieste di carne sono impressionanti. Il peso di tutti i suini e bovini da allevamento supera di 14 volte quello di tutte le popolazioni selvatiche di mammiferi sul pianeta. I polli e le altre specie aviane da allevamento costituiscono da soli il 70% del peso complessivo di tutti gli uccelli del mondo. Lo sfruttamento degli ecosistemi da parte dell'uomo ha raggiunto livelli insostenibili. La grande popolazione e lo stile di vita di molti paesi porta a uno sfruttamento delle risorse che è del 70% più alto di quanto gli ambienti riescano a sostenere. Ciò significa che l'uomo sottrae agli ecosistemi più risorse di quante ne producano annualmente per potersi rigenerare pienamente. L'uomo ha ormai alterato circa l'87% degli oceani e il 77% delle terre emerse. Soltanto il 23% della superficie delle terre emerse sul pianeta sono rimaste aree naturali. I segni della mano dell'uomo si trovano anche nelle più remote regioni della Terra. Si trovano composti chimici prodotti dall'uomo anche nelle calotte polari dell'Antartide e della Groenlandia. Solo il 3% della superficie dei continenti è rimasta ecologicamente e faunisticamente intatta. Ciò vuol dire che hanno popolazioni sane di specie e di animali nativi e con poco o nessun impatto umano. La crescita demografica di Homo sapiens e l'aumento delle attività umane sta portando sempre più specie animali come elefanti, tigri e cinghiali a divenire notturne per evitare il contatto con gli esseri umani. Lo sfruttamento delle risorse per il sostentamento della popolazione si è esteso anche agli oceani. La pesca industriale tramite l'uso di reti a strascico non danneggia solo le riserve ittiche commestibili, ma vengono pescate accidentalmente anche altre specie indesiderate, distruggendo interi ecosistemi marini. Le sostanze chimiche collaterali rilasciate dall'uomo durante la produzione industriale e le altre attività umane hanno anch'esse un grande impatto sugli ecosistemi. Il rilascio di clorofluorocarburi in atmosfera ha causato l'apertura di un buco nello strato di ozono dell'atmosfera, un'importante regione della stratosfera che impedisce alle dannose radiazioni ultraviolette provenienti dal Sole di passare oltre. Le attività di estrazione mineraria, oltre a deturpare gli ambienti circostanti, possono causare la fuoriuscita di agenti chimici pericolosi, contaminare il suolo, le falde acquifere e i bacini d'acqua in superficie. La facilità nel produrre le plastiche non ha costretto l'uomo a pensare ad un modo per riutilizzarle. C'è una così grande sovrabbondanza di plastica che questo materiale ha iniziato ad invadere anche gli oceani.
la plastica è finita per galleggiare ora insieme al resto della materia organica e al plancton che normalmente si trova in mare. La plastica nei mari è diventata tanta da formare enormi isole galleggianti, la più grande delle quali ha una superficie che supera di 3 volte le dimensioni della Francia. Entro il 2050 la quantità di plastica negli oceani potrebbe superare la biomassa dei pesci in tutti i mari del mondo. Le sostanze chimiche dannose con cui entrano in contatto le forme di vita si accumulano nei loro tessuti, danneggiandoli. Queste sostanze finiscono per essere assimilate dal resto dei componenti della catena alimentare, disturbando i cicli vitali, il corretto funzionamento del metabolismo e persino la riproduzione di moltissime specie animali. Le attività umane stanno portando anche ad una rivoluzione nella composizione dei sedimenti. Per la prima volta nella storia del pianeta, i sedimenti che andranno in futuro a formare le rocce testimonieranno la presenza di elementi e composti in concentrazioni mai registrate prima d'ora. Le strutture e gli oggetti di origine antropica superano ora il peso dell'intera massa di tutte le forme di vita sul pianeta messe assieme. Le detonazioni degli ordigni atomici e i disastri nucleari hanno lasciato una chiara impronta nei sedimenti dell'Olocene, i quali testimoniano la presenza negli ambienti di alte concentrazioni di isotopi radioattivi, tra cui il carbonio 14 e il plutonio 239. Sulla superficie del pianeta, a causa delle estrazioni umane e il rilascio di elementi rari nell'ambiente, si registrano per la prima volta alte concentrazioni di metalli pesanti. A questi si aggiungono le microplastiche sintetiche, il mercurio, l'alluminio, grandi quantità di anidride carbonica e particolato derivato dalla combustione del carbone. Anche gli oggetti costruiti dall'uomo lasceranno traccia del suo passaggio, essi sono chiamati tecnofossili. Questi drammatici eventi e cambiamenti nella composizione degli strati di sedimenti più recenti stanno portando molti scienziati a considerare l'istituzione di una nuova epoca geologica, l'Antropocene, l'era dell'uomo. Non vi è però ancora un consenso generale su ciò, anche perché tutti questi sconvolgimenti, per quanto drammatici e importanti, non stanno avvenendo su lunghe scale temporali, anzi si tratta di eventi geologicamente brevi. L'uomo, per soddisfare la sua fame di energia, ha bruciato i combustibili fossili che ha estratto dalle viscere della Terra. La combustione per produrre energia rilascia però un prodotto di scarto, l'anidride carbonica. Questo composto collaterale, apparentemente innocuo, ha però un effetto inaspettato. La CO2 è infatti uno dei cosiddetti gas serra. Rilasciati in grandi quantità nell'atmosfera, questi gas intrappolano facilmente il calore proveniente dal Sole. Nel corso del tempo, la massiccia combustione del petrolio, necessario alle attività umane, ha rilasciato nell'aria trilioni di tonnellate di anidride carbonica. Le concentrazioni di CO2 nell'atmosfera sono il doppio che in tutti i precedenti periodi interglaciali, più alta che in qualsiasi altra epoca negli ultimi 800.000 anni. In epoca preindustriale i livelli si sono sempre mantenuti tra le 180 e 280 parti per milione, mentre oggi invece superano le 400 parti per milione. Nel 2018 le quantità di metano e anidride carbonica nell'atmosfera erano rispettivamente del 45 e del 160% più alte rispetto al 1750. Le attività umane rilasciano più carbonio di quanto le forme di vita che compongono la biosfera non ne riescano ad assorbire. Vi è quindi uno squilibrio nel ciclo del carbonio. A peggiorare questo squilibrio si aggiunge anche la deforestazione, che elimina gli alberi in grado di contribuire all'assorbimento di questo elemento. Circa il 18% delle emissioni totali di gas serra di origine antropica derivano dall'attività legata direttamente o indirettamente al solo allevamento di bestiame. Il resto delle emissioni sono in larghissima parte prodotte dalle industrie. Di per sé, il riscaldamento globale non è un problema, né una cosa mai avvenuta prima. Ad essere pericolosa è invece la velocità con cui esso sta avvenendo. Dall'avvento dell'industrializzazione, le temperature hanno iniziato ad aumentare, e negli ultimi decenni questo innalzamento è accelerato ancora di più. Soltanto tra il 2009 e il 2018 le temperature globali hanno presentato medie che registravano quasi un grado centigrado in più rispetto all'età preindustriale.
mentre nel 2020 le medie hanno toccato già gli 1,2 gradi centigradi sopra la norma. Negli scenari più ottimisti si prevede un innalzamento di altri 1,7 gradi fino alla fine del secolo, mentre nei peggiori le medie annuali potrebbero aumentare di 2,6 o addirittura 4,8 gradi. Il repentino aumento delle temperature medie annuali sta causando l'espansione delle aree desertiche alle latitudini subtropicali. Il mutamento climatico attuale indotto dall'essere umano sta portando allo scioglimento delle calotte polari. Ogni anno, in estate, i ghiacci marini dell'Artico si sciolgono prima e in autunno si formano sempre più tardi. In 30 anni, la calotta polare artica ha perso circa il 30% della sua estensione. Entro il 2035, in estate, l'Artico potrebbe trovarsi a essere completamente libero dal ghiaccio marino. Il rilascio di ingenti quantità di acqua in mare derivante dallo scioglimento dei ghiacciai sta causando l'innalzamento dei livelli oceanici. Dal 1900 i livelli marini globali sono aumentati già di 21 cm. Si stima che in futuro il livello degli oceani salirà di 2,3 metri ogni grado centigrado in più. La velocità del riscaldamento climatico e l'ingente quantità di acqua dolce rilasciata negli oceani porterà anche al disturbo di importanti correnti marine, generando periodi con bruschi raffreddamenti del clima, seguiti altrettanto velocemente da periodi di rapido innalzamento delle temperature. Le temperature più alte rendono disponibile una maggiore quantità di energia, ciò sta rendendo sempre più frequenti i fenomeni atmosferici e climatici distruttivi. Estesi incendi diventano sempre più comuni, mentre gli uragani si fanno sempre più intensi. Le ondate di calore e il repentino surriscaldamento portano alla formazione di anomalie termiche nelle correnti d'aria e nelle temperature superficiali degli oceani. Perciò, i fenomeni climatici naturali come El Niño sono sempre più forti. Nelle zone colpite El Niño porta a piogge sempre più scarse, mentre in quelle più lontane genera violente precipitazioni. Gli effetti del cambiamento climatico di origine antropica stanno avendo importanti conseguenze anche e specialmente sulle specie che abitano il pianeta. Il riscaldamento repentino delle temperature ha già spinto molte specie terrestri ed acqua dolce a spostarsi verso le regioni a latitudini più elevate, in direzione dei poli. Gli oceani assorbono gran parte del calore in eccesso, ma si surriscaldano meno in fretta rispetto alle terre emerse. Tuttavia, le specie che abitano i mari stanno migrando verso i poli più rapidamente di quelle che abitano i continenti. Il repentino surriscaldamento del pianeta sta disturbando i cicli vitali di molti organismi, portandoli spesso anche alla morte. Dal 2013 e nei 6 anni successivi, un'enorme massa di acqua insolitamente calda discendente dall'Alaska si è mossa lungo la costa occidentale del Nord America. Questa anomala massa d'acqua ha causato l'aumento di ben 3 gradi nelle temperature di quella zona di oceano, sufficiente per uccidere ampie comunità di krill. Le megattere che si nutrono di questi piccoli crostacei, se non riescono ad assimilare abbastanza ad accumulare il grasso necessario, non hanno abbastanza energia per produrre l'ormone leptina. Questo importante ormone è necessario all'ovulazione e di conseguenza alla riproduzione di queste balene. Gli oceani che si riscaldano si impoveriscono sempre di più di ossigeno. Questi eventi prendono il nome di eventi anossici e causano la morte del plancton e di moltissimi pesci. La CO2 in eccesso non riscalda solo il pianeta e i mari, ma si accumula direttamente negli oceani. Questo mitiga gli effetti del rilascio dell'anidride carbonica nell'atmosfera, ma allo stesso tempo porta all'acidificazione di tutti gli oceani. La CO2 scende in soluzione nei mari e reagisce con l'acqua, producendo diverse sostanze acide che iniziano ad abbassarne il pH. L'aumento dell'acidità è un serio rischio per gli animali marini che costruiscono gusci di carbonato di calcio come ad esempio molti molluschi, brachiopodi e coralli. Insieme ad altri fattori, il rapido aumento delle temperature e l'acidificazione degli oceani sta causando la morte dei coralli in tutto il mondo. Ad ora, già metà dei coralli della Grande Barriera Corallina Australiana, la più grande al mondo, è morta. Tra il 30 e il 50% delle barriere coralline del pianeta sono state distrutte dalle attività umane. Si prevede che entro il 2050 il 90% delle barriere coralline esistenti sarà scomparso. Se questo andamento continuerà,
entro la fine del secolo tutti i coralli sul pianeta potrebbero scomparire completamente dalla faccia della Terra. Gli eventi moderni, sommati alle estinzioni della fine del Pleistocene, mostrano chiaramente che ci troviamo in mezzo ad una grande estinzione di massa, questa volta non causata da eventi naturali, ma da una sola specie, Homo sapiens. Da quando è nata, la civilizzazione umana ha causato la riduzione dell'83% delle popolazioni di mammiferi selvatici. Da allora, le popolazioni di piante sul pianeta si sono ridotte della metà. Nei mari è già scomparso il 15% di tutti i pesci. A causa del riscaldamento degli oceani, gli stock ittici, importanti per l'economia umana, hanno registrato una diminuzione del 4%. Negli ultimi 50 anni, a causa della pesca eccessiva e accidentale, le popolazioni di squali e razze oceaniche sono calate del 71%. Tre quarti delle specie in questo gruppo sono oggi a rischio di estinzione. A causa del massiccio utilizzo di acqua dolce per l'agricoltura, i laghi, come ad esempio il lago d'Aral, i fiumi e i torrenti, si stanno seccando. Ciò sta stressando gli ecosistemi circostanti, contribuendo all'estinzione di moltissime specie d'acqua dolce. Si stima che, a causa dei rifiuti di plastica, ogni anno muoiano circa 100 milioni di esemplari appartenenti alla fauna marina. Per via delle attività umane, tra il 1970 e il 2016, le popolazioni di animali selvatici sul pianeta sono state ridotte del 68%. Solo in Sud America la percentuale è del 70%. Questa riduzione delle popolazioni animali è mostrata dal fatto che solo il 4% del peso totale dei mammiferi sul pianeta è rappresentato dalle specie selvatiche. Il resto dei mammiferi è costituito per il 36% da esseri umani e per il rimanente 60% da animali da allevamento. Siamo arrivati ad un punto in cui l'intera umanità supera di 9 volte la biomassa totale delle specie di mammiferi selvatici. Un punto in cui gli animali allevati da Homo sapiens sono i mammiferi più comuni sul pianeta. La civiltà umana ha spinto un milione di specie di piante e animali sull'orlo dell'estinzione e se la situazione non cambierà, molte di queste potrebbero scomparire nell'arco di questo secolo. A causa di Homo sapiens, dal 1500 in poi, il tasso di estinzione delle specie sul pianeta è iniziato ad aumentare in maniera preoccupante. Durante il XIX secolo, questo andamento è accelerato ancora di più. Per via dell'uccisione diretta delle popolazioni animali e piante e la distruzione dei loro habitat, il tasso di estinzione delle specie sul pianeta è aumentato di 100 o addirittura 1000 volte rispetto al normale. Si stima che fino ad ora l'avanzata del primate Homo sapiens abbia portato all'estinzione già il 7% delle forme di vita sul pianeta, ed è solo all'inizio. L'utilizzo di pesticidi, la distruzione degli habitat e l'utilizzo intensivo delle terre per l'agricoltura stanno probabilmente portando gli insetti verso la loro prima vera estinzione di massa. Nella loro lunga storia evolutiva, gli insetti non hanno mai sperimentato una vera e propria estinzione di massa. L'uomo, quindi, sta riuscendo a fare quello che nessun'altra catastrofe aveva mai fatto. Questo è un chiaro segno di un imminente collasso degli ecosistemi. Siamo di fronte alla sesta estinzione di massa del Fanerozoico. Solo negli oceani, il tasso di estinzione è il doppio di quello sulle terre emerse. Nell'ultimo secolo, la quantità di plancton nei mari è diminuita moltissimo. Solo dal 1950, l'aumento repentino delle temperature globali ha causato la scomparsa del 40% di tutte le comunità planctoniche. Se scompare gran parte della base della rete trofica, le specie che dipendono da essa sono destinate ad estinguersi. Un insieme di fattori tra cui la distruzione degli habitat, la caccia incontrollata, il surriscaldamento globale repentino, lo sfruttamento eccessivo e l'acidificazione degli oceani sta danneggiando irrimediabilmente gli ecosistemi. Se l'estinzione continuerà con questo andamento, il collasso degli ecosistemi porterà alla scomparsa della stessa specie che sta causando questi eventi. Se le cose non cambieranno, l'uomo scomparirà a causa delle sue stesse azioni. Forse ormai è troppo tardi per poter tornare indietro.
Solo il tempo ci dirà se questa distruttiva specie di primate è stata abbastanza veloce da prendere in mano la situazione e ribaltare le sorti di quello che sta accadendo. Comunque andranno le cose, con o senza uomo, un giorno, tra milioni di anni, gli ambienti sul pianeta si riprenderanno e l'evoluzione della vita sulla Terra continuerà, così come ha fatto nel corso delle passate ere geologiche. Nessuna specie dura per sempre, e l'uomo non fa eccezione.